Bentornati nella cucina di Teleponte, bentornati alla Corte del Paggio. Anche oggi una corte senza re perché il nostro avvocato per motivi di lavoro non è presente, ovviamente sempre giustificatissimo, lo salutiamo e lo abbracciamo con grandissimo affetto. Saluto e ringrazio, anzi ritroviamo Carla che saluto e ringrazio, oramai una presenza fissa del lunedì. Buongiorno. Buongiorno Carla, ben Buongiorno. ritrovata e ritroviamo sempre con grande piacere un nostro amico, un cuoco bravissimo, Grazie, Roberto grazie, Lucque, grazie. che Ben ritroviamo ritrovato. nella nostra cucina, che lo ospitiamo quest'anno per la prima volta in questa nuova stagione, ma che avremo sicuramente modo di ritrovarlo anche in Sicuramente. futuro. Come sempre, Roberto ci prepara delle cose speciali, particolari, legate anche alla stagionalità dei prodotti che porta. Certo. Quindi è un periodo dove verdure stanno arrivando, però melograno, qualche fico ritardatario, zucche, quindi ci possiamo Ma voi divertire. lo sapete che vi siete vestiti in maniera abbinata? Sì, Benevento. rosso Con e i colori, pomodoro. rosso e pomodoro, stiamo Anche benissimo. Giustamente, se è siamo fuori benissimo. stagione, però. Esatto, No. beh, qualche pomodoro Il ancora si trova, grembiule. Sì, però. ancora c'è. Però voglio Ancora dire, siamo bene, c'è. Sì, Benevento. sì. Stamattina una Perfetti. bella coppia. Oggi, a parte la sottoscritta che è monocromatica, loro sono colorati come è colorata la nostra tavola che Sergio e Simone ci hanno appena fatto vedere, perché su questa tavola la vedete, c'è il melograno che purtroppo ancora non è proprio Non è maturo, dunque non maturissimo. è proprio rosso-rosso, ma è un melograno di un certo livello, eh? Sì, Sì, è un melograno biologico, è bello, insomma, non è stato trattato e quindi ancora manca manca un un po' di po' di maturazione. colore, È però buono lo insomma, stesso. sì, Sì, come no? proprietà Sapore già con. sempre le stesse. Chiaro, Poi più magari maturo. se siete d'accordo, prima ci facciamo spiegare cosa ci cucina oggi, oggi Roberto, poi se siete d'accordo, magari spieghiamo anche come fare. Per esempio la spremuta di melograno, che va moltissimo, che fa molto bene, che io Spremuto personalmente centrifuga ho o centrifugato. centrifuga. Non immagino nemmeno come si possa spremere un melograno, C'è dopo ce un. lo spiegate, Sì, magari chi non ha come l'attrezzatura giusta no? a Come casa. Ah, che poi, adesso che mi sono toccata le mani, ieri ho fatto una cosa bella, posso no? raccontare, Ma una cosa come no? Ci personale, ma è mancherebbe. comica. Adesso che mi sono toccata le mani ho risentito dolore. E ho fatto un danno alle mie mani, adesso Roberto mi dirà come si fa invece ad evitare questo problema. Avevo i Mi fichidindi, preoccupo. Ah, i figli avevo, che mia mamma beh. aveva lasciato a casa. Io vedo sti fichidindi e dico, buono, adesso me li mangio. Ho avuto la brillante idea, perché io non avevo mai aperto un fichidindia, li vedevo abbastanza puliti, di aprirli con le mani, ce cioè l'ho sbucciati. Ma l'hai preso con le mani? Con le mani, però mentre li sbucciavo sentivo che pungevano un po', però ho detto vabbè, se ne andrà. Insomma, per fartela Ma breve, ho sbucciato due fichidindie con le mani. Io ieri sera avevo le mani che facevano le ci fiamme. credo, Oggi non sento più dolore, però ci sono alcuni punti dove sono ancora rimasti. se. Non è finita lì, perché mentre facevo così, a un certo punto mi pizzicava la faccia, ho fatto così con le mani. Ecco, perfetto, Sei quindi pure sul ho viso. vissuto Bene. È una andato bene. puntura facciale. Esatto, e poi ridevo per non piangere, insomma, mi veniva da ridere perché mi sono resa conto che sono stata un'imbranata mondiale. Era buono comunque il fico Quindi d'India. sono Come si buonissimo. Un po' sbuccia il meno. fico d'India? Non devi avere contatto con le mani, perché Io altrimenti adesso l'ho qualche imparato, so secreto. veramente Sì, che come si devono fa? essere messe nell'acqua, i fichi d'India in una bacinella di acqua. In questo modo perdono Perdono. tutti quegli aghetti, quella sorta di peluria che Qualcuno rimane. hanno. Qualcuno rimane, però insomma. Sì, la Sì, maggior ma parte se vanno uno via. se lo Tenendoli trova come lo sono nell'acqua. trovato io, bisogna andarci con la forchetta e Chiaro, per aprirli. forza. Mai Se lo so con le toccarli, mai mani. toccarli. Occhio, Io ho perché io fatto la tua stessa la esperienza direttamente dall'albero, Non dalla siete le pianta, per prime. cui. Ma era Dopodiché bello con la perché. pinzetta ho dovuto Ma toglierne sono tutte talmente piccoli che sottili, neanche si sì, ritrovano. non Non li so, io vedi, avevo la le mie micidiale. mani avevano la febbre ieri Lascia sera, quello è scherzare. passato. Allora, torniamo a noi, a parte le mie disavventure fantoziane. Baccalà con. E Con melograno e grani di pepe, basta. Una. come Niente, procederai? a tartara, niente, quindi crudo, adesso lo Ah, noi andiamo un non po' a cuociamo niente filettare. No, oggi. cuciamo, poi no, poi facciamo un piatto invece, sempre con baccalà, con cipolla di Tropea caramellata e fichi con noce moscata. Cipolla di Tropea. La caramellata, che bravo, bravo, bravo. Io voglio fare una richiesta a questo punto, magari una pentolina, quella caramellata non la mettiamo tutta dentro al Ne baccalà, mettiamo così due io. pentoline, Bravo, una quella per te prima. oggi guarda, mi voglio far viziare anche perché mi devo, capito, riprendere dal malanno di ieri. I tempi di preparazione sono anche piuttosto veloci, vero? Sì, chiacchierando un po' di qua, un po' di là, facciamo subito. Niente di. Bisogna avere il prodotto già mollato, no? Il baccalà quindi già messo in ammollo. Niente, una tartara come se fosse una carne, quindi viene
battuto, adesso lo vedremo. Adesso lo vedremo. Allora, intanto voglio ricordare che il nostro Roberto Lucque, che è uno dei cuochi più ricercati e apprezzati del nostro territorio, in questo periodo è un consulente esterno e saltuario di un ristorante, che è il ristorante dei Carati di Bacco, dove prepara tutte le sue saltuariamente, tutte le sue specialità. In questo periodo quali sono i piatti che vanno per la maggiore? Beh, sto trattando molto bene il baccalà e i prodotti di stagione, zucca, risotto con zucca, porcini, tartufo che comincia ad uscire qualcosa di buono, qualche bianco si comincia a vedere, anche se non è un granché, però ecco, questo non è un granché, dici, per non è un granché perché sono mangiato perché presto, ancora perché, un po' presto, perché certo, ancora certo, un po' presto, ancora un po' presto, se ne trova già pochissimo. Lo scorzone è abbastanza profumato, quindi ci si lavora bene. Porcini in assoluto. Quelli si sono trovati tanto, sì. Vero? Quest'anno è stata anche una buona stagione. All'inizio no, a giugno, luglio. Leggevo invece stamattina che non è purtroppo una buona stagione per l'olio. Sì. Nel senso che ne stiamo producendo poco, ma la qualità com'è? Non te lo so dire. Io ho visto le mie piante, ce ne sta pochissima. 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 Questo perché? Per il maltempo dell'estate? Penso che sia un problema di stagione, di quello che è stata passata. È stato un po' la stagionalità, sì. Ma ce lo diceva anche il nostro amico lunedì scorso. Sì, lunedì scorso, appunto, dell'azienda Marina Paluci, che hanno avuto dei problemi anche loro, insomma, poca produzione, poco raccolto. Quello che abbiamo assaggiato lunedì scorso era poco, ma era buonissimo. Sì, dunque immagino che sulla qualità probabilmente non ci sarà stata una grossa influenza dal maltempo. Sarà più la quantità. Però più la quantità. Sulla quantità. Oh, io vi voglio far vedere anche, a proposito di classe, no? Avete visto che bella tavola oggi che ci ha preparato Carla, con tutti quelli che sono i prodotti di stagione, e abbiamo messo una piccola particolarità, ci siamo accese due candelette profumate, tanto per creare un po' di atmosfera. Eccole certo. Qua, guardate quanto sono belle, perché l'attenzione per la tavola non deve mancare mai. Assolutamente, è vero? Non deve mancare mai, nella maniera più assoluta. Questo adesso, insomma, sono qualche zucca, un melograno, il simbolo un po' dell'autunno, manca ancora qualche piccolo frutto, però è proprio a rappresentare la stagionalità, l'autunno. Il nostro periodo e quindi l'autunno. Ovviamente nel corso poi delle puntate verrà arricchita con tante altre piccole cose. Sì. Questo potremmo è un periodo, a proposito di stagionalità, almeno è un mio giudizio personale, un periodo in cui non trovo, a parte il melograno, la frutta che mi piace. No? È un periodo per la frutta un po' di passaggio. Sì. Per chi... È vero, sì. Roberto, veniamo dall'estate. Dove finisce tutta la frutta estiva. Che ci abbiamo adesso negli orti? Che stanno scomparendo, io non ascolto il resto. Le mele gelate che però chi che ce l'ha, chi ce l'ha pianta, secondo me se la tiene in cassaforte, ben stretta. Sono rare? Molto rare. E quali sono le caratteristiche delle mele gelate? Beh, una mela che poi resiste parecchio, se nonno, perché noi siamo cugini. D'altronde le famiglie che cucinano poi scornano generazioni di cuochi. Non viene dalla mamma, mia cugina. Lo so, mia zia, ce l'hai spiegato più di una volta. Però non mi avevi mai detto, non mi ricordavo, perché più volte hai detto dove hai iniziato a cucinare, sì. Però forse non avevi mai detto che era anche tua zia. Come no? L'avevi detto, sì, allora sì, è la mia memoria che oramai comincia... No, probabilmente è sfuggito. È sfuggito, sì, sì. Diciamo di queste mele gelate. Le mele gelate, sì, poche. In campagna qualcuno ancora ha qualche bell'alberello. Poi in mezzo al fieno, in mezzo alla paglia, sì, si mantenevano nelle cantine. Per tutto l'inverno mangiavi la mela gelata. Sì, sì. Come l'uva, no? Si appendeva una volta. Vabbè, quella però poi si asciugava l'uva. E veniva l'uva. La mela invece rimane... Mio nonno, sulla cantina, paglia, le mele in mezzo coperte. Sì. Rimane preciso. Beh, ci sono anche i cachi che fra un po' adesso cominciano a maturare, una ventina di giorni, però ecco. Però insomma, certo, è un periodo di transizione. Poca frutta. Per la frutta. Io che sono un amante della frutta, in questo periodo un pochettino soffro. Con che cosa vogliamo cominciare, Beh? Con questa tartara. Sì. Allora. Filetto di baccalà già mollato. Oh, ma quanto è bianco sto filone di baccalà. Questo è un baccalà grosso. Allora, io adoro il baccalà. Sì. Lasciamo. In tutti i modi. La parte centrale per dopo, nella parte della coda, andiamo un po' a sfilettare grossolanamente, non tipo carpaccio, esatto. E questo perché?
perché adesso poi viene battuta col coltello e quindi la butta, la pelle la possiamo pelle buttare. Sì. No, sarebbe buono farla a forno. Ah, per farla a cottura lenta, tre ore. E viene fuori la le patatine di pelle di baccalà. Sì. Le chips. Le chips, quindi. Ah, ecco qui. Sminuzzato. È proprio tenero sto baccalà, eh? Sì, beh, è stato ammorbidito per cinque giorni. Cinque giorni. Sì, sì. E dove lo tieni per cinque giorni? Con acqua cambiata, perché non ho possibilità, il massimo sarebbe acqua corrente, quindi entra ed esce in modo che c'è sempre ricirco. Gli ho cambiato l'acqua tre volte al giorno, quindi devi cambiare l'acqua, sennò è stagnante, quindi cioè, avete prende l'odore. Per una cucina di qualità quanta cura e quanto tempo ci vuole, cioè non è per niente facile, no. Non è che uno prende e cucina il baccalà. Ma intanto a Carra mi faccio spaccare. Mi dà una mano. Certo che ti aiuto. Dico. Anche perché se Carla si svizza con il melograno non si vedono le macchine, perché è rossa come il melograno. Esatto. Già rossa, per cui io non fa niente perché non... Quindi non andiamo... Sono grandi però sti melograni. Sono enormi e sono bellissimi. E già sta uscendo il succo. Sì. Forse questo è leggermente, rispetto a quello che abbiamo aperto, mi sembra di vederlo un po' più rosso. Può essere sicuramente un pochino più rosso, mi sembra di vedere. Sì, sì. Mi raccomando, il succo sotto quindi, qui dentro, perfetto. Grazie. E poi ti servono giustamente un po' di chicchi. Ecco, no, qua. No, vabbè, ma quello noi l'avevamo ampiamente annunciato, lo schizzo del melograno. ci siamo preparati. Ecco, il melograno che è buonissimo, è difficoltoso da mangiare. Diciamo ci vuole tempo. Quello andrebbe bene in sostituzione delle magari patatine o dei popcorn, durante il melograno davanti al televisore. Sì, ma io lo faccio quando c'è. Ah, ecco. Purtroppo ce l'ho raramente il melograno a disposizione, però quando ce l'ho lo faccio sempre molto volentieri. Adesso lo sgraniamo. Attenta perché lì adesso lo so, però va bene che non si vede perché è rosso, ma magari no, sai che cosa? No, più che un coltello. Dimmi. Un altro piattino. Ve lo vado a prendere io, lo prendo più grande, tranquilli, ecco, che così. Un po' più grande, perché questo, ecco. Ho visto. Perfetto. Questo lo metto qua. Allora, i melograni ci stiamo facendo cosa? Vogliamo ribadirlo questo mentre prepariamo? Tartar di baccalà crudo. Con melograno. Sì, sì, melograno e pepe. E quanto melograno ci metti? Ci vuole quasi metà melograno sicuro. Metà, Sì, dunque sì. Ci avrai da lavorare. Un bel po'. Ti aiuto. Io credo di aiutarti. Guarda anch'io, che sono velocissima, guarda. Sì, vabbè, ma è sempre... Ecco. Se la razza non smette... Se voi ce l'avete nel DNA, io potrei adesso scomparire qui, perché potrei solo fare brutta figura. Ma anche nell'aiutarti a sgranare il melograno, perché... No, ecco. Lo togliamo. L'hai battuto tutto? Quello là sì. Sì, Sì, sì. Noi ci stiamo provando a sgranarlo senza neanche romperli i grani, però... Allora, facciamo una cosa. Sì, infatti è quello che ho fatto e sono stata anche fortunata perché la prima parte l'ho trovata già bella piena di grani, di melograno. Il baccalà, finemente sminuzzato, è stato messo nella ciotola. Mentre noi continuiamo, io e Carla, a sgranare il melograno, possiamo andare, secondo me, anche in pubblicità. Intanto lui sta mettendo il pepe, che è l'altro ingrediente, prima di mettere il melograno. Noi, la noce moscata invece dove la usi? Anche studio. Qua, sì, anche sì. Là. Andiamo in pubblicità e poi andremo avanti con la preparazione del baccalà. Pubblicità. Abbiamo finito di fare la guerra, ecco qua col melograno, ecco. Però Robè, guarda qui, grazie. Beh. Durante la pubblicità abbiamo accelerato i tempi. Un bel lavoro. Sono sufficienti? Sì. Allora perfetto. Questo lo possiamo buttare. Anche per me, grazie, un pezzettino. Come no? Se andiamo avanti, Roberto, con la preparazione, guardate che gentleman, con la preparazione del primo baccalà, sì. Perché preparerà Roberto due piatti a base di baccalà, uno baccalà crudo e l'altro invece lo andremo a cuocere. Tartar, chicchi di pepe misto. Sì. Adesso andiamo a mettere un po' di succo che dovrebbe starci. Sì, eccolo. Fatto qua. Che non essendo ancora maturo, ecco. Un po' meno succo. E poi? Melograno, lasciamolo un po' per guarnire. Pochissimo sale, quasi niente perché il baccalà già è forte. Dello zucchero. Lo zucchero per andare a togliere? Lo zucchero?
Sì, dello zucchero. Perché lo zucchero? Pepe e baccalà sono forti, quindi lo zucchero addolcisce un po', melograno smorza non è un po', esatto, il melograno non è maturo del tutto, quindi, scusami, sì, è piuttosto aspro. E adesso dell'olio. L'olio. Qui purtroppo c'è un'abbondanza perché il baccalà... lo assorbe, sì, vero. Ok. Adesso vediamo la girata e lo lasciamo... Quanto deve un po', stare? Ma un quarto d'ora. Ma in frigo oppure fuori dal frigo? Anche fuori. Anche fuori dal frigo. Non è necessario. E questo è un antipasto? Sì, sì. Vero? Vedete, si è inzuppato l'olio, perché purtroppo cioè, il baccalà... Si deve e adesso vedere. Della noce moscata. Buona la noce moscata, eh? Molto profumata. È vero. Noce moscata e cannella... due spezie di adoro. Anche la cannella, secondo te? Anche cannella, sì, come no. Cioè, o la noce moscata o la cannella. È chiaro che cambia, eh? Certo, cambia il gusto, cambia diversi. Completamente diversi. Ok. E questo è il primo, fatto velocemente, però è fondamentale avere il baccalà. No, mettiamolo qui, che così ecco. Ogni tanto lo inquadriamo e ricordiamo che cosa abbiamo preparato. Poi andiamo a preparare il piatto. A proposito di baccalà, mi diceva Carla, ma ovviamente voi usate una terminologia tecnica, io non la capisco, che il baccalà tu lo hai preparato, che cosa fa, di cosa stavate parlando durante la pubblicità? Anche per dare ulteriori spunti. Il baccalà ti dà la possibilità di spaziare fino al dolce. È diciamo... Per farla semplice, un petto di tacchino, un petto di pollo, tu qualsiasi cosa metti, assorbe e quindi prende il sapore. Baccalà è la stessa cosa, quindi qualsiasi cosa metti... Assorbe dici. Il sapore. Sì, e che cotto. Cosa c'è fatto di dolce? Io sentivo cioccolato, non so, sì, perché ho capitato mentre sgranavo il melograno. Esatto, e mi stava spiegando dei piatti che aveva insomma, realizzato addirittura con... Li faremo la prossima con la crema pasticcera, con la crema aromatizzata pasticcera, con lime. Mi aveva molto intrigata questa ricetta. Quindi questo letto leggero. Dunque il baccalà quindi, sarebbe quello però lessato. Lessato, senza, solo con un po' di limone, senza sì. Sale, tirato fuori, non stracotto, quindi deve essere un po' al dentino. Letto di crema pasticcera con lime, baccalà lesso. Ma la crema pasticcera proprio crema dolce? Crema dolce pasticcera, soltanto che quella più che acida... Quella che si fanno si per i dolci proprio. Sì. Più acida con lime, con perché lime. Essendo più forte, quindi va a smorzare il dolce. E dà quell'acidità anche esatto. Un po'. Il baccalà che è salato, il contrasto. Certo. Quindi che fa? Il lime lega tutte e due. Il pesce baccalà con la crema. E foglioline di menta. E molto. Viene servito come dolce? Come dolce o come antipasto? Può essere come un pulisci bocca, perché l'acidità del lime, o come antipasto, perché ne è in tre. Questo mi ci ha messo una curiosità, perché non abbiamo le uova per fare la crema pasticcera, se no il baccalà cioè, non ci siamo organizzati non ci siamo, ma se no, perché non ce l'ha, cioè, noi le voglie ci vengono tutte, oppure... No. Altro modo di fare il baccalà in maniera alternativa a parte quelli tradizionali. Ha fatto questo baccalà, mi diceva, con il cioccolato fondente. Baronà. Cioè, che cioccolato fondente cioè? 85%. E come l'hai fatto? Lo faccio in due modi. Sia aromatizzato una scaloppina tipo limone, quindi molto, molto acida, e quindi sai meglio di me che cioccolato e limone vanno abbastanza certo. Bene. E poi grattata di cioccolato fondente 85%, ma fatto sciogliere a bagnomaria. Il cioccolato. Non poi ripassato, sì. No, scusa, ma poi baccalà, non fa il cioccolato, non si... deve sciogliere. Si deve sciogliere. E poi però si ridensifica quando lo fai raffreddare, no, va mangiato sì, caldo. Sì, va mangiato, chiaro, esatto, caldo. Esatto. Oppure, contemporaneamente, non la dico, però ci vuole un po' di tempo a fare. Io ho fatto birra. È bello perché mo la dico, ma dimostra che dice una cosa grossa. Sì, non sì, non so se la posso dire. No, la guarda che un cremino, tornando alla crema, il cremino classico nostro, marchigiano. Il fritto. Immagina dentro un pezzetto. La crema fritta. Esatto, immagina dentro un pezzetto di baccalà. E questa crema che sappia appunto di limone. Penso che può essere. Mi sa che molto buono. Interessante. Dovremmo prendere appunti così possiamo fare questa fritto alternativo per la vigilia di. Sì, di Natale. Di Natale, la certo. Di Natale, per mi esempio. Sembra una buona giusto. Alternativa a quelli tradizionali sì, 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 che sì. Siamo abituati. Il baccalà poi ha una spaziatura illimitata. Sì, Qualsiasi cosa metti, legumi, cioè, qualsiasi cosa vuoi fare. Io so che tu sei un appassionato di baccalà perché spesso ci prepari sì, il baccalà sì, qui sì. E mi sembra di poter dire che uno che lo cucina così spesso in così tanti modi è un appassionato principalmente sì. Di baccalà. No, baccalà io sono innamorato ma
perché mi piaceva da bambino pure, quindi lo mangiavo anche se mi era un classico. Però una baccalà era anche la, diciamo, mangiare dei poveri. Adesso per quello che costa, anche se si va al ristorante, purtroppo un piatto di baccalà è anche molto legato da noi alla vigilia di Natale, ai piatti del Natale, della vigilia di Natale. Non dimentichiamo il baccalà in umido con le patate, l'uva, l'uvetta, la zuppa di ceci. Il 24 dicembre, io quando avevo 54 anni, ma forse ho mangiato 52. Ma noi ancora adesso la facciamo. Ma quando hai cominciato a mangiare le cose? Sì, no, ma pure adesso, io se a casa mia, la zia... È una tradizione, la sempre, zuppa, la zuppa di ceci con mandorle e castagne. E il baccalà. E il baccalà non può assolutamente mancare. Assolutamente. Nella cena della vigilia di Natale. Assolutamente. Noi il spaghetto col tonno era. E adesso. Ci siamo un po' affinati, però quei piatti lì andrebbero recuperati perché erano buoni buoni. Sì, intanto, giustamente alla regia ci ripropongono il baccalà che è già pronto, che sta macerando per prendere un po' più sapore. Un bel po' d'olio, come avete visto, è stato messo perché il baccalà assorbe e dunque ci va tanto olio. Il melograno. Il pepe, un po' di noce moscata, però occhio al baccalà perché e lo deve avere un po' di zucchero che era importante. Io ricordo perché, anzi fallo tu, il baccalà è importante, è facile da fare questo, ma non è proprio facile portare il baccalà a questa pulizia, a questa purezza, insomma, no, basta, perché guarda, c'è una procedura che dura diversi il giorni. Il baccalà secco, purtroppo, no, sia graspeo sia norvegiano di bianca, quello altissimo o quello sottile, ha bisogno, intanto non deve essere l'acqua stagnata, perché no torna sale lì, esatto. Deve essere quindi sciacquato bene. Ancora meglio, come ho detto, se ci fosse la possibilità, chi l'ha a casa, di fare entrate e uscite d'acqua, quindi l'acqua corrente, lo dissali, anzi avrai bisogno sicuramente dopo di aggiunta del sale. Invece non hai mollato bene, rischi che ti mangi un di non tocco, poterlo, di non no, poterlo e poi mangiare non, proprio. Non riesci. No. Sale non si toglie più. Io il baccalà a volte mi è capitato. Qualcuno di lo mette salato, anche nelle ultime 24 ore nel latte, per esempio. Perché. Ma non è che aiuta. Prende poi il sapore del latte, no, visto che il baccalà. No, non gli va. Però quando io lavoravo negli alberghi arrivavano queste carni alternative, ma anni fa, che adesso non c'è proprio, arrivava questa carne argentina, perché non arriva fresca, ma arrivava surgelata in grosse strutture. Avevano il colore del Gasqua, erano nere. Venivano messe in 3-4 giorni in quintali di latte ricoperte per farli schiarire. Sì, ma poi la qualità di questa carne comunque identica. Era uguale, vero? Sì. Riprendeva solo, si schiariva. Si schiariva. Tieni presente che una carne alla luce c'è un colore rosso, la metti in frigo, subito prende cambia, diventa scura. Subito un altro colore. Beh, poi con l'aria, il contatto con l'aria comunque aiuta. Certo. Tu la carne la cucini volentieri o sei più appassionato? Io non sono un carnaiolo. Non sei un carnaiolo. Della carne mi piace le cose particolari vecchie, la trippa, le animelle. Ah, prima stavi dicendo che hai preparato nel ristorante dove in questo momento fai da consulente l'animella. L'animella di agnello. Come l'hai fatta? Ghiandole, no? Con patate fritte e peperoni fritti, come faceva Barmi. Cioè, aspetta, però l'animella come l'hai cotta? L'animella appena sbollentata, quelle di agnello quella sono piccole. Tenerissima. Quindi, sono sbollentate, giusto? Poi tagliato a pezzettini, ho fatto friggere patate e peperoni a parte. Ho fatto il soffritto con l'animelle, aglio, peperoncino, un po' di cipolla. Deve essere ripassata comunque l'animelle. Sì, no, chiaro, deve essere bella ripassata con olio forte. E poi ho mischiato insieme patate e peperoni. Una delizia. Direi. Naggio, mi sta facendo una fame. No, perché poi lui parla sempre di questi piatti così particolari, che magari uno li sente, adesso poi se li dimentica. No, ma sono piatti che se torniamo indietro... Si facevano. Come no? Si sono persi un po' nel tempo, però si stanno recuperando, per fortuna, li stiamo recuperando. Ma come prima, lo stesso maiale, noi andavamo giù, suo padre, mia madre, là ci sono quattro maiali, uno per figlio, ma e mio nonno buttava una cosa sola, quando cadeva un pezzetto di carne per terra, lui non lo raccoglieva, perché diceva la terra rivolge la sua parte. Ah, veramente? E dove lo buttava? In terra? Lo faceva tipo col lo lasciava fuori, se lo mangiava il cane, qualcosa non rimaneva fuori. Dunque, fuori casa. Lo prendeva come un segno, cioè se è caduto significa che... Cioè, pure se cadeva una lonza? No.
Beh, no, però è chiaro che durante la lavorazione, che aveva un pezzetto che lo raccoglieva. Dunque, del maiale non buttava niente. Non si butta niente, ma si restituisce la terra, quella che la terra si riprende. Quel pezzettino che ti cade mentre ci lavori. Esatto. Buono, sono d'accordo che del maiale non si butta niente, la mia carne preferita, diranno che è grasso, quello che gli pare. Non è vero. Non importa nulla, perché a me il maiale piace. Che poi non è vero. È la lavorazione del maiale, poi gli insaccati, no? È questo che danno. Ovviamente, se uno insacca anche un altro tipo di animale, è l'insaccato che fa, era il maiale un po' più grasso, ma l'insaccato di per sé, il metodo di lavorazione. Ma l'abbresaro non è magro. Non è magro. Del tutto no. Tutti dicono che l'abbresaro pare che stai mangiando l'aria, non ti fa ingrassare. Non fa ingrassare perché allora, io ne mangio. Una bistecca di vitello può avere più grassi della braccia di maiale. Ah, vabbè, ovvio, dipende pure da quale. A me il maiale piace, mi posso. Frutta e verdura e pesce siamo più tranquilli. Siamo tutti più tranquilli. Con questo bellissimo, con questa bellissima composizione che ci regala anche questi bei colori autunnali, io direi che possiamo andare di nuovo in pubblicità, perché poi quando rientriamo non solo io e Carla assaggiamo il baccalà già preparato, ma Roberto inizia a cucinare, perché poi lì dovremo accendere i fornelli, l'altro pezzo di baccalà. Sì. Pubblicità. Ed eccoci di nuovo insieme, sta preparando Roberto Lucque il baccalà in due modi, quello freddo è già stato preparato, poi ci ricorderà come ha fatto, ma adesso andiamo ad iniziare il lavoro per il baccalà cotto. Ok, cipolla di Tropea. Che ci piace sempre. Sì, buonissima. Le pentole queste qui le devi utilizzare tutte e due, la grande e la piccola? Sì, una è per te perché è vero. Io chiedo e poi, lascio lì le richiamele pure scordo, l'ho detto già prima, cioè, ho la memoria in questo periodo un po' arrugginita. È il cambio di stagione. Ma sì. Perché la memoria, sono un po' distratta in questo periodo, mannaggia. Allora, cipolla tagliata finemente di Tropea. Sì. Allora, questa è per te, caramellata. La caramelliamo. Allora, e qua te la lascio. Bravo e grazie, ovviamente. Tutterò. I vizi tutti me li fate prendere. Eppure un'altra, ma io guardo, come la sensazione che pure l'altra volta me l'hai fatto, ho chiesto l'altra volta, no, l'altra volta io ti ho fatto mangiare. Ci ho messo anche il melo grande. Disidratata solamente, con zucchero. Vero, perché mi ricordo cruda. Che è bravo. Sì, che una cosa con la cipolla me la ricordavo già con te che avevo fatto sta richiesta particolare anche l'altra volta, mi hai fatto vincere il capriccio. No, fallo sciogliere un po'. Pensavo te la dovessi avvicinare. Metti un po' alto. Sì, metto al massimo. Guarda, poi questo tu lo sai. Faccio dietetico. Ma abbondiamo. È già tanto dietetica la vita qui. Quando si tratta di mangiare, magari mangiamone un po' di meno, ma mangiamolo bene, come Dio comanda. Di qualità. Sì. Allora. Il melograno è una variante che ci hai messo appositamente per l'occasione. Sì. Quanto scioglie in poco tempo lo zucchero? Sì. Già sta andando. Allora. Ma anche quella poi deve riposare una volta caramellata? No. No. No, perché puoi mangiare, è chiaro, mangi freddo, no? Puoi mangiare la cipolla come vuoi. Sì, è buona anche cruda, sinceramente, a me piace molto. Non mi piace per niente l'aglio, che tra l'altro in questo periodo mi dà pure proprio fastidio quando la mangio, anche per sbaglio, voglio dire. È pesantissima proprio. Invece la cipolla no. È proprio buona. Guarda. Pronta? Un po'. Io credo di eccomi, sì, qua. Eccomi. E quanto tempo deve stare? Si deve caramellare. Cioè si vedrai deve che sì, lo zucchero. Deve appassire. Sì. Che poi tra l'altro la cipolla adesso non fa attaccare lo zucchero perché rilasciando un po' d'acqua va. Già si sente il profumo. Sì, ma la cipolla. Cioè, si sente, cominciano anche le lacrime tra un po' perché i vapori della cipolla un po' fanno lacrimare. Ma. E qui la cipolla forse deve abbassare. Abbassa adesso. Un po' adesso, sì. Vediamo. Ma la puoi far fare quasi al minimo. Ecco qua, mettiamo al minimo. E per il baccalà invece? Allora, se puoi partire, accendimi un altro. Certo. Ecco qua, quindi cipolla, zucchero, olio. Perché di là stiamo facendo la stessa cosa, solo che poi di là, per il momento nelle due pentole sta succedendo la stessa cosa. Sì. Solo che questa poi è solo per mangiarcela senza baccalà. È tua, questo, è mia. Personalizzata. Questa è. Tant'è che c'è il melograno, lì invece ha messo il pepe in grano. Esatto, vedi? Questa è mia la pendola e qui invece esatto, questa è tua, vedi di seguirla con grandissimo amore. Sì. Baccalà lo sfilacchiamo dalla pelle, sempre. Allora, togli pure lì la pelle. Sì.
dispiace buttarlo, ma... Lo so. E creiamo dei dadini. Posso usare la stessa paletta? Sì, per... Come no? Tanto abbiamo gli stessi ingredienti. Ah, qua invece ci hai messo giustamente il pepe. Sì. Perché qui il melograno adesso non era... I dadini? Quindi sì, baccalà sì. A dadini. Sì, sì, baccalà a dadini. Alto o basso anche qui, non troppo. Adesso alto. Puoi andare alto. Aggiungiamo un po' di sale. E questa allora. Deve caramellare. Un po' sì. No, però qui lo zucchero ce l'hai messo pure, sì? Sì, sì. Però non la stessa quantità che abbiamo utilizzato di qua. No, di meno. La cipolla caramellata, volendo, sì. Non la può utilizzare per portarla come contorno in qualche piatto, magari... Come no? È un po' agrodolce, sì. Vero? La puoi mettere su bolliti, qua. Cipolla caramellata, dove vuoi? Dove vogliamo. È tipo una marmellata, no? Alla fine. Una domanda, ma se uno dovesse caramellare un gran quantitativo di cipolla, poi si può conservare in un vasetto caramellato? Bagnomaria, sì. Però il vasetto lo devi, certo, però non ne vale la pena perché... No, perché la cipolla trovi tutto l'anno. Quindi. La puoi caramellare in pochissimo tempo, sì. Per cui non vale la pena, insomma. Allora. Però volendo si può conservare. Adesso vai. Io ho pulito un fico nero. Ho ridotto un po' il filo, sì. E lo batti, lo riduci quasi in purea. Sì, sì, sì. Lo aggiungi subito al... Sì, adesso. Ecco qua. Alla cipolla. Che viene fuori una cosa buona veramente qua, eh. Ok, la cipolla sono già nelle, sì. Piuttosto ammorbidita. Questa ha preso un colore un po' diverso, sì. Questa è più chiara, e qui forse pure il non ci abbiamo messo più zucchero, meno poi. Olio, sì. Questa la tua la puoi quasi pronta, quasi togliere. La togliamo? Sì, sì, togliere. La mettiamo qui così la facciamo vedere. Inverti, no, no, vabbè, lascia per, sì. Tanto adesso, brava, vedi, hai fatto. Perfetto. Sì, l'ho messa lì perché. Bravi, senza volere, vedi? Senza volere proprio. Adesso. Ah, dovevo farlo? Io l'ho fatto, sì. Per una questione di pentola, che centralmente questa pentola attacca un po', e allora l'ho spostato. Invece va proprio fatto come. Sì. E poi qua si mette a parte il baccalà. Che vai. Ha bisogno di poco tempo per cuocere, sì, perché è ben bagnato, quindi è, sì. Stato messo in un mollo, cioè se bene. Pensiamo che ce lo possiamo mangiare crudo, sì. Certo, quindi pentola proprio ci fa un giretto, un cottura giretto molto veloce, sì. No? Sì, sì, perché lo cuoci molto velocemente, sì, è molto, guarda un po', è molto, sì, tenero, sì. Quindi poi la parte centrale. Adesso si comincia di là, non l'avevo sentito l'odore del baccalà perché l'avevi, cioè ovviamente si era coperto con di mero, invece adesso sta proprio venendo, sì, fuori, sì. Il tipico odore del baccalà, buono. Deve rimanere morbido oppure deve diventare croccante? No, morbido, baccalà croccante fritto, morbido. Baccalà fritto, ecco, un'altra cosa di quelle che... Beh, io ai carati di bacchi, non per fare pubblicità, facendo questo filettini di baccalà fritti con cipolla fritta disidratata, quindi messa prima in zucchero e sale come hai mangiato l'altra volta, e giulienne di zucchine fritte, quindi, no, sto misto fritto, ma la prevalenza è chiaro il baccalà messo con la cipolla fritta disidratata, quindi non puzza, non c'ha, non certo. Retrogusto, fantastico. Poi il fritto, penso a chi è che non piace il fritto? Sì. A tutti. Sostanzialmente. No, dicono che fa male, ma vabbè, fa male l'eccesso, tutto, ne parlavamo, no? Pure l'altra volta, esatto. Insomma, esatto, se per la qualità dell'olio, allora cambia, dipende, no? Chiaro, olio di palma tutti i giorni fa male, lo sanno tutti, è chiaro. Quindi, guarda un po', non qua intanto forse io mi sposto di qua, no Carla, stai tranquillo, per il semplice fatto che ti vorrei, stai tranquillo, no, lasciare il posto vicino al fornello. Beh, non senti un po', senti odore del baccalà e la cipolla che non succederà mai, ma metti che te lo facciamo bruciare, poi è, dobbiamo fantastico. Questa responsabilità, vabbè, tanto lo vedo. La televisione magari può camuffare gli odori, ma se si brucia purtroppo si vede. L'odore lo possiamo spacciare per buon odore anche, esatto. Se è cattivo, ma il bruciato si vede tale e quale. Sì, sì. Tu già hai preparato i piatti per impiattarli?
Sì. Ma il baccalà che hai lasciato lì, quello sotto? È in eccesso. Ah, non è una cosa che poi vai ad utilizzare per fare qualcos'altro. No, oggi no. Questo, sì. Questo si potrebbe utilizzare anche come condimento per una pasta fatta così, no? Questo è un Oddio. Po' troppo... No, è un po' troppo... Sì, forse però... fatto più piccolo, non so. Più piccolo, ma... Questo vi dà un po' più sul dolciastro. Sì, un qui stiamo sul mondo dell'agrodolce, sì, in questo momento, perché da come hai trattato le cipolle sono quei sapori agrodolci che sono veramente particolarmente buoni. Perché ci si può fare, il baccalà si presta, torno a ripetere, a forza 2000 primi. Sì. Perché esistono dei ristoranti che fanno solo baccalà, come dire, questo ti fa capire che può essere impiegato in tutti i piatti possibili. No, ma ci si torna, come ha detto prima Carla, ormai il mangiare, io penso che non è come investire con le macchine, poi si torna indietro, esatto, le macchine rovali, no? Quindi si torna indietro, il computer c'è stato un periodo in cui questo pesce era stato un po' accantonato, no? dalla cucina. Invece adesso sta tornando, negli ultimi anni è tornato molto in auge. Anche perché è lavorata, esatto, la preparazione, cioè in ammollo, tenere in ammollo 4-5 giorni. Cioè non anche è se adesso si trova già ammorbidito, no? Da parecchie parti, anche se si trova pure prima. Però è sempre lavorato, Un po', invece il baccalà, quello piatto, grazie. Quello proprio secco, salatissimo, stoccafisso, quello che ci si fa? Io le stesse cose. Sì, ma non torna alto quando non è come in Norvegia, era basso di... Sì, ma io me li ricordo come tipo di pesce. Queste cose piatte, che ho sempre questo odore così forte. Una cosa incredibile, mi sono sempre chiesta, ma che poi il baccalà, pure quando lo mangio a casa, lo rivedevo sempre, non Beh, lo so alto. Cucinare, lo rivedevo alto e dicevo, ma allora questi bassi schiacciati salati che stanno lì... Si rigonfiano, che fanno? Si rigonfiano, l'acqua, prendono, acquistano... Un po' sì, ma non diventano come il pezzo che hai portato tu. No, guarda, ci stanno dei filetti di norvegiano di bianco, veramente cioè da schiacciato ritorna così, si conviene il doppio. Pensa un po', che mondo qua possiamo spendere. Vado. Vieni. No, impiattiamo intanto il primo, l'antipastino. Quello adesso con gli odori di questo cotto qui l'avevo quasi rimosso. Mm-hmm. Io intanto sai che faccio? Sì. Prendo una forchetta. Ti comincio a mangiare la cipolla. No, vado a assaggiare, non l'hai fatto. È la tua poi. No, è nostra, io poi ci vado. Tanto assaggio, vi dico. Che è buonissima. Innamorata la cipolla. Sì, ma così, a parte che così è un dolce quasi. Perché, un dolce. Certo, sì. Non torna indietro. È buonissima, sì. Così ci non si rinfaccia. Anche la cipolla di Tropea è già più dolciastro rispetto a... Magari è sconsigliato farla con quella bianca, che può essere un po' troppo, che dici... No, dipende se... No. Tutte e tre, bianca, dorata, Tropea, quello che vuoi. Poi come vuoi. Puoi farlo come vuoi. Ecco, l'abbiamo messo per dargli una forma. Siamo riusciti a trovare il contenitore per lavoro. Un coppa pasta, coppa pasta di vetro. Di vetro. Ci si rimette per il colore un po' di melograno. Si attorno. Mi spiace che non ho trovato la menta, se no era la molto gradita qua. Ma anche per una questione cromatica. Sì, ma era anche il sapore. Una nota fresca. Sì. E questo è un antipasto, diciamo così, a base di baccalà. Un birciatino di poco di noce moscata. È chiaro che, ma sicuramente con il verde della menta, no? Era un po' d'olio crudo. Ecco anche il chicco di pepe. Che bello che è questo, ma lo possiamo mettere qui, così facciamo, teniamo. E qua assaggiate. Qua vi tocca. Ma dobbiamo assaggiare. Certo. Vediamo, oramai io, una volta condividevo questi piatti dentro lo stesso piatto con l'avvocata, adesso c'ho Carla. Io e Carla oramai andiamo. Pranziamo, facciamo l'assaggio. Questo è lo stesso. E certo, non andiamo a rovinare la forma. È morbido, quindi è tenero. Come sempre, complimenti. Fantastico. Grazie. Guardate, facciamo una cosa. Siccome un'altra forchettata gliela diamo, andiamo in pubblicità, ce lo gustiamo in religioso silenzio e quando rientriamo poi impiattiamo anche questo caldo. Pubblicità. 10 e lode alla cipolla caramellata, 10 e lode al baccalà freddo, al baccalà crudo, diciamo così. Crudo.
Oltre il 10 e lode non possiamo andare, non no, so, mi tipo... basta, sono Ti modesto. basta. Ok. Andiamo con l'altro. Allora. Non faccio un piattacarlo. No, non impiatta tu, il piatto è tuo, dai, dopo dai, noi assaggiamo. Impiatta, io... Che sei capace di impiattare? Ma lo so che sono, allora, sono quindi... capace di impiattare, però insomma ti volevo dare l'onore. Ma... Cioè, capito come si... Vedete pure come si reggono, no? Le posate per eh beh, impiattare, non si fa. Ci mancherebbe, da lei proprio. Anche perché la zia... bestialisce. Beh... Se ci guarda e magari io le posso fare le fesserie, ma da voi penso che... No. Eh? Ma che poi per noi, devo dire, ci esce naturale. Tu se lo esatto, fai a casa. Alla fine. Non è che a casa io adopero un altro metodo. Io se mi devo mangiare il baccalà, passi che non lo metti in uno stampino, però ecco io l'atteggiamento. Metterei sì, brava. Qualche cubetto sparso. Vedi? Qua e là. Può andare bene? Benissimo. Che lo chef è, crea anche, crea. Il piatto si crea anche. Ecco, recuperiamo anche un po' di pepe, picchetto. Qua ne vedo un altro pezzettino, altro esatto. Picchetto. Eccone un altro. La ricerca dei chicchi di pepe. Sì, ma sì, si trovano, vedi, ci sono, sì, sì, le... quindi ci rimettiamo. Ah, adesso questo l'abbiamo perso. Eccolo, no, no, eccolo qua. Eccolo. Lo recuperiamo, uno lo mettiamo pure qui. Vedi, c'hai anche l'occhio buono, perché vi ritrova anche in mezzo. Certo, ci provo per noi. E questo è il baccalà, ricordiamo intanto Roberto la ricetta per fare questo tipo di baccalà qua. Baccalà con cipolla tropea caramellata, sì. Fichi, pepe, sì, un niente olio. Quindi il procedimento è caramellare la cipolla con zucchero, un po' di sale, un po' d'olio. Mettiamo così. Sì, poi sì. Si aggiunge la polpa di fichi, si fa sciogliere, fa diventare infatti la crema. Sono curiosa di assaggiare il sapore che gli dà la polpa di fichi. E poi, beh, addolcisce da una parte il granulo del fico, no? Lo sentirai adesso, poco a poco, lo percepisci. Vabbè, ce n'è uno solo, insomma. Sì, proporzioni poco, in questo però. Caso, quanta cipolla consigli? Ci vuole mezza cipolla sicuro. Mezza cipolla media, per media. Quanti grammi, quanti... Zucchero? No, di baccalà. Per un di pezzo di baccalà, baccalà che ha il peso di? Ma 200 grammi. 200 grammi di baccalà, di mezza cipolla di tropea, mezza cipolla un paio figo, di cucchiaini di zucchero. Tre cucchiaini di zucchero. Qua il sale non ce l'hai messo per niente. Un pizzichino. Un pizzichino, sì. Quando si caramella, basta, perché tanto il baccalà è sempre salato. Quindi sì. È difficile proprio toglierglielo completamente. Del tutto. Forza adesso. Siete alle solite. Dobbiamo assaggiarla. E certo, non dobbiamo distruggere il piatto che hai amorevolmente. Assolutamente. No, vabbè, lo distruggiamo dopo, immagini in separata sede. Sì. Noi mangiamo sempre. Comunque. Ma certo, bisogna. Anche perché voglio dire, i cuochi sono tutti di livello. Ma poi mangiare con tutta allegria, buon umore. Soprattutto a quest'ora in particolare. Esatto. Ecco la cipolla. Vedi la cipolla che sapore diverso che ha rispetto a quell'altra caramellata. Sì, vabbè, quella è lo zucchero proprio se... Vedi il colore della pentola, questa guarda, qui è rimasta anche sì. Come la croccante di cipolla. Facciamo un canto, ma perché non si può fare? Io l'ho fatta, croccante di cipolla e pistacchi. Dai. Pistacchi tostati, fatta la croccante classica. Cioè, ma guardate, si fa... quello che ha assaggiato qui è meraviglioso, cioè questa ci sta bene. La croccante normale. Con pistacchi e cipolla. Caramellata. Pistacchi e cipolla. Bolla caramellata già come così. Questa. Ma gli hai e dato poi la forma? Sì, ho fatto gli stampini, no? Nello stampo. E lo mangi come dolce? La croccante classica. Sì, di pistacchi tu. E cipolla. Ce la devi fare, assolutamente. Io sì, la voglio proprio assaggiare. Beh, dobbiamo assaggiare. State me qua dentro. Poi, la prossima volta fai il sempre no, magari... la croccante casomai la sviluppiamo, però la facciamo raffreddare, la mangiamo un'altra volta. Tempi, però ci vuole un po' più di tempo per fare il croccante. La croccante se ne va, per farla se ne va la mattinata, poi per farla raffreddare e tutto il resto. Per tagliarla, beh tu magari la porti già fatta noi l'assaggiamo, noi ce la mangiamo qua direttamente. Come no? Voglio dire, come non ci dispiace, no? Magari come accompagnamento a qualche piatto e poi noi ne approfittiamo. Sì. Potremmo fare sempre così. Io assaggio pure. Un altro pezzettino di sì, baccalà. Allora, a proposito di croccante, perché ci sono delle zone dove secondo me non solo vengono fatte meglio, è buona fatta ovunque in provincia di Teramo, già che siete presenti voi, e io ho dei parenti nella zona di Ponte Vomano,
Devo dire che come l'ho mangiata, buona, fatta dai miei parenti nella zona anche dove c'è il ristorante, io non l'ho trovata in nessun altro posto. Beh, io se ne mangio solo dalle parti, perché da Castellalto, cioè, credo, insomma, adesso insomma la zona, fino, la vallata fino alla zona quella di Roseto, insomma, ecco, la vallata è quella, la vallata del Vomano. Sì, devo dire, il matrimonio delle mie cugine, perché usano mai mangiata la croccante. C'è rimasta tradizione. Ma delle forme poi che come fanno a c'è una signora a Roseto che non so se tu la conosci, che c'ha una certa, non mi viene il nome, questa fa solo si sì, specializzata in queste cose, ma le fanno veramente buone, ma costruzioni fatte appunto con il ma non c'ha un attimo, io gli volevo ordinare per la settimana scorsa e non me la poteva fare, ma io ricordo queste costruzioni, i castelli, sì, i cavalli, per i le carrozze per i matrimoni. Venini, tutto visto. Delle cose veramente allora, fantastiche, una volta si anche facevano, difficili da realizzare, però perfette, che si tenevano proprio. Si facevano solo ai matrimoni, li vedevo. Sì. Invece adesso sì, anche in altre circostanze, i battesimi, fanno delle cose per i bambini che vengono battezzati, veramente sono dei capolavori che mo ha preso dispiace un po' la pasta, la torta, questa pasta di zucchero. No? Quindi io sarei più per, cioè se dovessi scegliere per me mi farei fare di più una decorazione con la croccante, perché intanto è più tradizionale, certo, e poi molto più complicata poi. Lo so che è più complicata. Però è più legata alla nostra tradizione, certo, no? Sì, insomma, sì, la tradizione del nostro territorio. Ma tutte le altre cose sono state un po'. Mancava la croccante. Fino un no, matrimonio, no, non no, sapevi. No, nella zona che ho appena citato, sì, non, sì, io non ricordo vallata, un solo sì, matrimonio tutti, dei numerosi parenti dove non, ho dove non ho mangiato la croccante alla fine. Ovunque stavamo, dal ristorante più moderno, sì, un anno, comunque, sempre. Sì, veramente sì, una grande meraviglia. E la pizza dolce, facevano le pizza dolci in casa, alte, mezzo lì metro. Lì devo dire così, che se la battono a livello di qualità e di bontà con Montorio. Sì. Perché la Montorio hanno la pizza dolce, pizza dolce montoriese. C'ha, così. Sì. È un blocchetto di cemento. Ma, no, è alta. Ma fanno questi pan di Spagna incredibili. Io ne ho vista uno, un matrimonio, pesava 19 kg. Ma quando l'ho vista non pensavo persona, che pesasse così. Perché aveva un diametro, forse un metro e quattro. Sono compatte. Compatte, altissime. Le fette nei alcune piattini. Fette non no, non c'entra acqua, non c'entra. Vengono ritagliate. Uscivo, comunque, per forza, usciva fuori servire, se per fare la fetta normale. Però quanto sono belle, mamma. Sì. La crema di burro, queste, la crema di mandorle. Io non ho più assaggiato, mi è capitato in passato, soprattutto adesso, mi capitano anche meno matrimoni, visto che i miei parenti, oramai abbiamo tutti una certa età, si sono sposati tutti. No, dico, era una marmellata, credo d'uva, io non so di cosa, condita, ma non lo so, era una marmellata che mia nonna mi diceva che era una marmellata molto antica, che si usava. Forse la marmellata con le mandorle tostate, queste facevano. Anche, però io quella ancora la continuo a sentire, ma era proprio il tipo di marmellata. E dove la mettevano? Tipo d'uva, con uno, degli strati. Ed era una cosa, io adesso ho purtroppo in la memoria corta in questi giorni, non mi ricordo, ma era di una particolare. Questo oscillava, no? La moca, la crema di caffè col burro. Che ricopriva, diciamo, se qualche volta un po' qualcuno metteva pure dentro, in base alle zone, sì, no? Sì. Però diciamo lo strato crema di mandorle, crema di mandorle, Arkems, le mezze, crema cioccolato e ricoperte di crema, tutte mandorle tostate, sbriciolate sopra, che uno doveva stare attento al pranzo per lasciarcelo per forza un po' di spazio, perché quello non era il dolcetto che tu assaggi per sfizio, là ci voleva pure un certo spazio. Non solo un certo spazio, perché matrimonio una volta, noi 6-7 portate di carne. Specialmente quelli fatti in casa, ma pure il ristorante appena prima. Anche via, i ristoranti, no? Ma al di là di quello, in qualunque posto, ovunque andavi. 7 portate di carne, cioè genovese, mazzarella, cotolette. Adesso diciamo che 8, ci 9, salviamo, 20, tra virgolette, perché si usano i buffet. Prima, certo, anche se poi ci si siede a tavola, però le portate del tavolo sono ridotte. Diciamo ci si abbuffa all'inizio. Esatto, però è tutto più. Il buffet è più veloce, dinamico, insomma. Sì, cioè. Sì. Ma poi è meno informale, no? Non devi stare per forza quelle 6 ore sedute. Che il cameriere passa però io devo dire la verità, ci mancano, no, proprio mancarmi anche perché adesso noi viviamo una vita talmente frenetica che anche quando possiamo rilassarci, magari nessuno ci corre dietro, ci possiamo permettere di stare 6 ore sedute a mangiare, non ci siamo più abituati, per cui no, ci stanchiamo, ci innervosiamo e dunque sì, è inutile, cioè è un sistema che non possiamo più,
non possiamo più tollerare. Tra l'altro no. Però erano quei matrimoni, cioè dei ricordi, tutto sommato, bellissimi di questi matrimoni infiniti che non finivano mai. Io ho delle foto del matrimonio di mia zia, ma le fatte nell'area della campagna, davanti a casa di mio nonno, sotto al pagliaio, queste sette. Bellissimo. Poi se tornare indietro, io ne ho fatto uno solo con le balle di paglia 2 anni fa, invece dei tavoli. Tempi moderni, però, insomma. È stata una scelta. Infatti, in un casolare erano poche persone, perché ne erano 90, quindi. Gestibile. Sì. Casolare che non c'era niente, quindi con il bruciatore, già era da. Immagino che sarà stato bellissimo. E dove si sono seduti? Su le balle di paglia. Quelle rettangolari, quelle con tonde. Con il piatto in mano? Sì, tutta la mia. Cioè, proprio come si mangiava in campagna una volta dopo piatto il lavoro. Però la cucina era ovviamente. No, la cucina era pure piuttosto la tradizione del. Contadina? Sì. Piatti, diciamo, della tradizione. Uovo, la trippa, poi stava la chitarra. Bella come idea. Una buona idea. Prendete nota voi che vi dovete sposare. Mezzamaniche con la papera. Potrebbe essere un'idea. Mezzamaniche, no? Esatto. Mezzamaniche. Con la papera invece. Una volta. Io vorrei intanto chiedere di nuovo di inquadrare un po' di luce, perché oggi abbiamo avuto la compagnia di queste splendide candele profumate e luminose, calde. Questa era proprio oggi. Carla ha apparecchiato una tavola calda, proprio abbastanza calda, autunnale, con questi colori, guardate che belle. Dunque anche questa è una buona idea per avere un po' di luce a tavola, anche se semplicemente stanno facendo il pranzo o la cena a casa. Quello che vuole sempre la sua parte, non c'è niente da fare. Velocemente, Roberto, i due piatti che hai preparato, gli ingredienti e la preparazione. Allora, tartar di baccalà con melograno, pepe e noce moscata, un po' di zucchero appena, invece l'altro piatto è bocconcini di baccalà con cipolla di Tropea caramellata e fichi. E fichi, ecco. Buonissimo. Qui come li abbiamo presentati, sono facili da fare, lo avete visto, sono buonissimi, occhio solo al baccalà, insomma trattatelo come va trattato. No, ecco, la dissalatura. Perché se è troppo salato poi insomma no, chiaro, no, poi piatti. Sì, non lo mangi. Lo dovete comprare buono, di qualità. Sì, sempre, ma tutte le cose di qualità, è certificato, tutte. Noi ci salutiamo, io ti ringrazio particolarmente per lo sfizio che mi hai fatto togliere della cipolla caramellata, che mi ero dimenticata, perché ha fatto 3 cose, compresa la cipolla caramellata, anzi ve la suggerisco perché veramente è buona e non è uno scherzo quando dico che è una cosa veramente particolare e che è facile da fare, ma noi ce lo dimentichiamo, certo, perché a casa non ci ripensiamo. Esatto. Saluto Roberto Lucque, grazie, e spero di ritrovarlo, anzi ne sono sicura, molto presto. Saluto Carla, che invece ritroveremo lunedì. Saluto il nostro caro avvocato del Paggio, oggi assente giustificato, ma avvocato, la corte senza re va bene. Non funziona meno. Aspettiamo il re. Grazie, buona giornata, la cucina torna domani su Teleponte. Buon appetito.